Mi sto cagando sotto, ragazzi. Niente da fare, raga, è allucinante. Porca. Bella a tutti ragazzi, sono Luca e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete c'è una location, uno sfondo che fa schifo tra l'altro, ma per questioni di luce questo, diverso dal solito. Questo per quale motivo? Perché sono impostazioni computer e andrò a sfidare la fortuna, diciamo, cercando di portarmi a casa o delle scarpe o dei vestiti limitati, spendendo relativamente poco. E come farò effettivamente a sfidare questa fortuna? Tramite un sito che si chiama mysterybrand.net. È un sito che in America sta facendo molto discutere, sia in ambiente street sia no. Invece su YouTube Italia nessuno ha portato un contenuto su questo sito, infatti sono il primo, come DraftGod con le 700. Vi spiego brevemente in cosa consiste questo sito e poi dopo andremo bene a vedere, proverò a comprare, eccetera. Infatti vi consiglio di guardare tutto il video, dall'inizio alla fine, e lo scoprirete poi andando avanti perché. Avete presente le mystery box, quelle scatole che si comprano online di cui non si conosce il contenuto? Ad esempio si comprano a 100 euro, se sei fortunato magari trovi una bella roba che può valere anche molto di più di 100, invece se sei sfortunato trovi magari qualche cagata e devi mangiarti le mani. Ecco, fondete queste mystery box, so che sarà ambiguo da dire, ma... con i chest opening di Clash Royale. Unite le due cose viene fuori mysterybrand.net. In questo sito si possono comprare dei mystery box che sono appunto divisi in categorie, ad esempio solo pezzi Supreme, solo pezzi Supreme per Louis Vuitton, solo scarpe di Off-White, eccetera. E ovviamente ogni box ha la sua cifra. E quando voi andate a comprare appunto il box, non è che vi arriva a casa, dovete aprirlo, aspettare, eccetera, ma si apre direttamente e istantaneamente online. A quel punto potete fare due cose: o tenervi appunto l'oggetto e farvelo spedire, oppure, tra virgolette, rivenderlo, ridarlo indietro e vi danno un tot di soldi che vengono immediatamente ricaricati sul sito. E appunto il quantitativo di soldi sono basati sul valore dell'oggetto che avete trovato. Detto così sembra un ottimo sito, ma perché sta facendo discutere molto online? Perché molti dicono che sia una truffa, nel senso che spedisca cose non originali. Certi invece dicono che sia una truffa, ma nel senso che non si vince mai, o comunque è difficilissimo vincere. Su YouTube in America ci sono molti video che però la gente è sponsorizzata da quel sito, dove vince un bel po' di roba. E molti dicono che appunto quelli vincono perché sono sponsorizzati dal sito stesso e quindi sono in qualche modo facilitati a trovare cose belle, appunto per invogliare la gente comune a mettere i propri soldi a provare la fortuna. Perché in effetti se uno sponsorizza una cosa, sta lì magari 10 minuti, apre, non trova niente, che sponsorizzazione è? Infatti questi video li dividono in sponsorizzati e non sponsorizzati. Ad esempio questo qua è un video di apertura non sponsorizzato, perché appunto ci andrò a buttare 100 euro miei. They ask you how you are. Perché appunto sia sono curioso io e sia voglio farlo sapere agli altri se effettivamente questo sito spedisce cose legit oppure no. Infatti se dovessi riuscire a vincere qualcosa e a farmelo spedire, metterò una storia, farò delle foto sul mio Instagram, appunto dove faccio vedere se la roba è originale o no. Poi se farò un video vedremo, però sul mio Instagram lo metterò sicuramente. Quindi se non mi seguite ancora su Instagram, lucacino_basso_, 7 motivi per seguirmi su Instagram, leggeteli un attimo, oltre a video extra eccetera. Se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi. Io sinceramente spero in bene, perché su Reddit ho visto qualcuno che era indeciso, alla fine ha provato e la roba gli è arrivata davvero a caso, originale. Staremo a vedere, anche perché mi pare proprio che una volta che si mettono i soldi sul sito, ciao, non puoi più riprenderli. Quindi direi di non perdere altro tempo, andiamo a vedere bene come è fatto questo sito e andiamo anche a giocare. Mi raccomando, per non farmi cadere in depressione con i soldi che spenderò oggi, lascia un like al video e iscriviti al canale, almeno qualcosa con la quale consolarmi, e commenta poi con cosa ne pensi del sito, se ci avevi già provato a comprare qualcosa, se proverai, eccetera. Eccoci qua ragazzi con i soldi caricati. Per favore condividete questo video su Facebook, su WhatsApp con i vostri amici e su Instagram nelle storie taggandomi. Quindi, come state vedendo appunto, ho caricato 100 dollari e questo è il sito Mystery Brand. Abbiamo la sezione con tutti i vari box, come appunto state vedendo, quello delle Easy, quello delle NMD, Apple Boy, Supreme, Supreme per Louis Vuitton. Guardate tra l'altro il Supreme per Louis Vuitton con le chance più alte, 1300 euro costa, 1300 dollari, quindi un po' di meno in euro. Come appunto vedete ci sono varie categorie di box. Selezioniamo iBeast, perché siamo iBeast. Poi abbiamo la sezione delle domande, con appunto come funziona il sito, come pagare, le varie cose, i vari simboli, le spiegazioni dei simboli per le spedizioni. Qua dice anche, se non sbaglio era qua, sì, che tutti i prodotti sono originali e
Speriamo. E poi, ad esempio, questa è una cosa che vi volevo far vedere, lo schema delle rarità. Infatti, quando noi andiamo a aprire un box, abbiamo più colori che possiamo trovare mentre lo apriamo. Appunto, ogni colore denota un certo livello di rarità del prodotto che troveremo. Però, davvero, adesso vedrete le percentuali che ve le faccio vedere. Ok, detto questo, andiamo a vedere l'ultima sezione, quella delle top. Abbiamo quello, ad esempio, che ha vinto di più, che è lui, che se vediamo ci fa vedere tutti gli items che ha trovato nelle varie giocate, eccetera. Però, direi, non perdiamo altro tempo. Mi sto cagando sotto, ragazzi. Iniziamo questo box, questo mystery box opening. Ovviamente le lingue, ragazzi, ci sono tutte tranne l'italiano, ma noi teniamo l'inglese. Ok, ragazzi, abbiamo $100. Io direi di iniziare aprendo subito il box delle easy. Quindi iniziamo subito a vedere come esempio quando andiamo all'apertura di un box. Lo selezioniamo e abbiamo appunto l'apertura con i dollari. E qua sotto abbiamo ciò che può essere trovato in questo box. Come vedete abbiamo subito i primi, quelli con la rarità dietro, più rara, che come vedete sono cose non da poco. E poi pian piano andiamo giù fino a trovare delle Converse. Voi dite, ma come, le Converse nelle easy? Sì, perché hanno messo che per farti trovare un po' le ciofeche hanno messo le Converse che costano poco. E con questo tasto andiamo a vedere le chance. Come vedete le due Nike Air Easy hanno una percentuale bassissima, cioè addirittura 0,04, che però ho visto di peggio, dopo le andremo a vedere. E poi vedete che meno sono rare e più la percentuale si alza. Invece guardate le due Converse, 40% una e 36% l'altra. Quindi sommando le due percentuali delle Converse abbiamo il 76-77% di trovare una Converse e invece il 23-24% di trovare un paio di Easy. Quindi ragazzi capite che effettivamente è tanto difficile. Infatti adesso andrò ad aprire, secondo voi cosa troverò? Quindi io direi che siamo pronti ad aprirle. Preghiamo tutti insieme, ragazzi. Lasciate un like in questo momento per portare fortuna. Tanto so già. Apriamo il box. Come vedete ci compare il box, abbiamo il taglierino. Noi dobbiamo partire qua da sinistra e iniziare a tagliare. Come vedete abbiamo blu, quindi vuol dire Converse. Andiamo a tagliare tutto. Troviamo le Converse, quelle che erano più facili da trovare tra l'altro. Come vedete posso o riprovare, quindi mi tengo l'oggetto, oppure venderlo, ridarlo indietro e mi dà $39, 15 e 6 cashback. Insomma queste due cifre me le dà. Come vedete $25 ho adesso. Se faccio sell, andiamo a vedere, ne ho 80, quindi siamo tornati un po' dentro. Andiamo su box, perché allora, se adesso dovessi prendere di nuovo un paio di easy, andrei a $4 circa, andrei troppo basso. Allora cosa voglio fare? Voglio prendere un qualcosa di diverso, magari che costa un po' meno, come ad esempio Supreme. Allora, le chance della... non lo dico neanche, 0,0022. Andiamo a vedere quali un po' più fattibili, quali sono nel box di Supreme. I primi qua sono tantissimi. I più facili da trovare sono i portachiavi, che sono 1,4 di percentuale, quindi comunque poi i calzini, per carità. Poi ci sono magliette, cappellini, che già si dovrebbe recuperare in pieno il credito trovato. E poi, beh, salendo abbiamo box logo, abbiamo un po' di tutto. Ok, qua quindi comprandolo ci rimangono circa $20. Pronti? Altri $59. They ask you how you are. Portachiavi che c'è da dire che abbiamo quasi pareggiato però trovando il portachiavi, perché come vedete abbiamo 15, 6 e 39. Ci siamo quasi ripagato totalmente. Abbiamo pagato 59 e ci siamo fatti 56, quindi abbiamo buttato $3. Non è comunque buona come cosa, però non è neanche troppo una tragedia, diciamo. Proviamo a comprare un altro e boom. Try again. Niente da fare, oh madonna. Niente da fare, raga, è allucinante. Porca. Ah, questo ragazzi fa più male. Fa più male perché abbiamo $30, abbiamo sui 45 qua. Ci abbiamo perso 15. Ok, quindi siamo a 57. Ora siamo anche poveri, non ci possiamo più permettere neanche quello di Supreme. Perfetto. Cosa possiamo permetterci con 57? Apple Boy, che non è male. Poi C-Box, che è carino. Mystery Box. Sissy Boy. Io direi di provare. Poi ci sono le cose delle magliette, i cappelli, ma sinceramente eviterei. Preferirei provare la tecnologia che, essendo che vale un po', magari riusciamo a salire. L'ho detto, non saliremo mai. Apple Boy, 14,99, quindi non è poco. Cosa possiamo trovare? 7% del cover che valgono davvero poco. Sembra che questo dia 7-8 perché l'ho già visto trovarlo. E poi comunque altre stronzate. Se no, Sissy Boy, che ho visto che si trovavano robe carine. Questo qua da 6,99. Non sembrava malaccio, sinceramente. Certo, si trovano anche cose brutte, per carità, però... Beh, raga, proviamo un Sissy Boy.
Tanto so già che troviamo il tappetino per il mouse, guardate. Open 6,99. Andiamo ad aprirlo senza tante storie. Blu chiaro, quindi una merda proprio totale. Abbiamo trovato un mouse che sommato ci dà un 5. Quindi ci abbiamo perso uno sostanzialmente. Proviamo ancora un altro. Stessa roba. Gaming mousepad 3,5,50. Ci abbiamo perso 40 centesimi tra virgolette. Proviamo ancora l'ultimo di questa categoria qua, poi magari cambiamo. Ancora azzurrino, niente da fare. Qua ancora ci abbiamo perso un po'. Niente, allora andiamo a provare magari qualcosa di più carino. Proviamo un Apple Boy. Anche se qua so che dovrò piangere. Sarebbe bello arrivare a 100 e provare Hype Shoes, che non ve l'ho fatto vedere, ma ci sono... ci sono delle scarpe carine comunque. C'è, qua c'è davvero un po' di tutto. Ce ne sono anche tantissime. Le peggiori ovviamente sono sempre loro, le Converse. Adesso poi vediamo quanto riusciamo ad arrivare. Non ho aperto subito all'inizio per non arrivare subito a zero. Adesso vediamo se Apple Boy ci regala emozioni oppure no. Prendo lei come portafortuna, anche se non c'entra niente con Apple. Però vabbè, vediamo. Azzurrino anche qua. Cioè, io ho una sfiga disarmante. Ecco, qua ci abbiamo perso già un bel po'. Ci abbiamo perso sui 9 dollari. Proviamo ancora uno di Apple Boy, poi mi allontano da Apple Boy assolutamente. Ancora azzurrino, niente da fare. E qua ci abbiamo perso anche ancora. Non ho ancora trovato nulla, neanche una volta, di cosa bella. Non ci abbiamo mai guadagnato né niente. Proviamo ragazzi questo Tech Box che stavo guardando adesso. E ha percentuali di trovare, sì, robe USB del cavolo, però costa 5. Vediamo cosa riusciamo a trovare qua, se tutte proprio robe schifose o magari... Ormai ragazzi, veramente, io non ci credo più, perché stiamo trovando solo davvero stronzate. Azzurro chiaro, anche qua. Ecco, qua ci abbiamo guadagnato. Nel senso che abbiamo fatto sui 9 dollari spendendone 5. Che gioia. E vediamo, riproviamo la fortuna. Tanto vale. Azzurro chiaro, anche qua. Qua abbiamo praticamente pareggiato le cose. Non è cambiato nulla. Riproviamo ancora, non demordiamo. La vita è bellissima. E qua, anche qua più o meno abbiamo trovato la stessa cosa. Siamo sui 41. Sono ancora in guadagno rispetto a quando abbiamo iniziato il Tech Box, ragazzi. Però a premere Cat Box magari porta più fortuna. No, raga, sfortunissima. Ci abbiamo perso 2 euro. No. Mamma mia. Sto Tech, anche lui, non regala emozioni. Grigio, sempre cagate, anche qua. Perfa, ancora peggio ragazzi. Proviamo ancora magari. Azzurrino chiaro, non si è aperto. Abbiamo pareggiato. Proviamo. Tanto questi qua costano poco, quindi comunque posso un po' azzardare. Bianco, merda di prima. Neanche qua, stiamo continuando a perdere una cosa dopo l'altra. Allora ragazzi, ci rimangono 35 dollari. Ho aperto un sacco già di box, non abbiamo mai trovato roba bella. Io direi di far così: commentate sia con cosa ne pensate col sito e sia se volete un altro episodio su questo sito. Se volete quindi che riprovo a ricaricare qualcosa e a tentare di nuovo la fortuna, fatemelo sapere con un like e commentando ragazzi. Mi raccomando, condividete il video e iscrivetevi. Ora come ora ragazzi, non posso portarmi a casa nulla. Quindi se i prodotti sono legit oppure no, non posso ancora dirlo. Perché vabbè, posso portarmi a casa un oggetto da 1 euro, ma quello è difficile che te lo mandino fake in ogni caso. E quindi sarebbe bello vincere una scarpa o un qualcosa comunque già di carino, di bello, per poterci fare un unboxing, una cosa simile. Quindi può capitare magari al prossimo episodio. Come vedete, per ora ho perso solamente soldi, quindi non è che lo raccomandi al massimo. Ma non si sa mai, magari sono stato sfigato io. Lo vedremo nel caso poi, se sarete molto attivi su questo video, che ne porterò un altro. Su Instagram farò sapere se appunto farò un altro episodio, ma comunque tutto dipende da voi. Direi che posso andarmene con la coda fra le gambe. Noi ci vediamo al prossimo video, speriamo di non spendere ancora tanti soldi così, quindi bello.